alla relatrice, senatrice Catalfo, che ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà. Grazie. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, innanzitutto vorrei ringraziare tutti i membri della Commissione Lavoro di maggioranza e di opposizione per il lavoro svolto in queste settimane. Il provvedimento è stato incardinato in Commissione il 30 gennaio scorso. I lavori sono stati caratterizzati da un calendario fitto di impegni, iniziati il 4 febbraio con le audizioni che si sono concluse il 6 febbraio e che hanno contribuito a migliorare il testo, permettendoci di avere una visione più ampia dello stesso. Nello specifico, la Commissione ha audito 65 soggetti tra organizzazioni, enti e associazioni, ha inoltre acquisito 9 memorie da parte di associazioni ed enti, oltre che la memoria del garante della privacy. Sono pervenuti tra l'altro diversi contributi da professori esperti in materia. Questo ci ha consentito di fare delle proposte emendative di maggioranza e di opposizione, appunto, che hanno migliorato e ampliato il testo. Alcune di queste proposte emendative riguardano possibilità da parte del disabile di aderire al percorso di inserimento nel mondo del lavoro previsto per i percettori di reddito di cittadinanza e quindi essere destinatario di offerte congrue. Inoltre, un'altra importante modifica è stata proprio la possibilità per i familiari dei disabili di avere un'offerta congrua che sia al di sotto della distanza dei 100 km, quindi una modifica apportata al testo che prevedeva invece 250 km. La stessa modifica sull'offerta congrua è avvenuta sulla distanza per i familiari, per le famiglie che hanno all'interno figli minori, per i quali è stata spostata a 24 mesi l'offerta congrua fino a 250 km. Inoltre, con emendamenti di opposizione, accogliendo emendamenti di opposizione e di maggioranza, si sono sgravati i comuni dagli oneri delle assicurazioni INAIL per appunto i lavori di comunità previsti per i beneficiari di reddito di cittadinanza. Vi sono stati anche emendamenti di maggioranza e di opposizione accolti che hanno previsto il coinvolgimento dei patronati per le richieste di pensione di cittadinanza e altri emendamenti che hanno recepito appunto emendamenti di opposizione e di maggioranza per la possibilità di non perdere l'incentivo ove fosse licenziato per giusta causa il beneficiario di reddito superati i 36 mesi dall'assunzione. Ultimo emendamento tra quelli insomma accolti importanti è la possibilità anche questo che recepisce sia le proposte di maggioranza che quelle di opposizione, dà la possibilità ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di stipulare il patto di formazione attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di conferenza unificata. Bene, adesso vorrei un po' fare il punto su quello che prevede questo provvedimento. Quello che stiamo per discutere è un provvedimento unico, doveroso e necessario per salvaguardare la coesione sociale in questo Paese, una misura che tanti altri Paesi hanno messo da tempo in atto, una misura che viene proprio dall'esigenza di contrastare una situazione aggravatasi negli anni
e precipitata durante la crisi economica internazionale che ha portato l'Italia a possedere il non invidiabile record del più alto tasso di incremento dei soggetti a rischio di esclusione sociale in Europa, un dato statistico che di fatto si tramuta in milioni di persone in povertà assoluta e una decina di milioni in povertà relativa. L'urgenza del provvedimento è confermata dai dati Istat. Secondo la più recente indagine dell'Istituto Nazionale di Statistica sulla povertà in Italia, le famiglie in povertà assoluta sono oltre 1.700.000. Al loro interno vivono circa 5 milioni di individui. Un provvedimento necessario anche alla luce del pilastro europeo dei diritti sociali, che all'articolo 14 prevede, e lo scandisco, che chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso ai beni e ai servizi. Per chi può lavorare, continua l'articolo 14 del pilastro sociale, per chi può lavorare il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla reintegrazione nel mercato del lavoro. Proprio queste sono ratio e finalità del reddito di cittadinanza. Ed è appunto l'articolo 1 del provvedimento che definisce in modo inequivocabile l'obiettivo della misura, che ridefinisce il modello di benessere collettivo adottato fino ad ora dallo Stato italiano, abbandonando per sempre l'attuale organizzazione frammentaria e indirizzando le scelte politiche verso l'adozione di un sistema volto a ridurre l'esclusione sociale e ad accrescere la possibilità di sviluppo di ciascun individuo nell'ambito della moderna società organizzata. I meccanismi attraverso cui realizzare tale obiettivo vanno ricondotti dunque ad una misura unica, fondamentale, di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione, attraverso politiche dirette al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di marginalità nella società e nel mondo del lavoro, in piena attuazione dell'articolo 38 della nostra Costituzione. Dunque, una misura di sostegno al reddito, ma non solo, una misura proattiva, un grande investimento nei centri per l'impiego, nell'interoperabilità delle banche dati e nelle politiche attive del lavoro. Chi sono i beneficiari di reddito? Si tratta di nuclei familiari che sotto il profilo del reddito del patrimonio possiedono un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 9.360 euro, un valore del patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione non superiore a 30.000 euro, un valore del patrimonio mobiliare fino a un massimo di 10.000 euro incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo e di 5.000 euro per ogni componente con disabilità. Il beneficio economico è composto da due elementi: uno, ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicati per uno se si tratta di un nucleo familiare formato da un solo individuo e aumentato di 0,4 per ciascun componente maggiorenne o di 0,2 per ciascun componente minorenne del nucleo familiare. L'altro elemento che compone il beneficio economico copre le spese per i beneficiari residenti in abitazioni in locazione fino ad un massimo di 3.360 euro annui o per i nuclei residenti in abitazioni di proprietà per le quali è stato acceso un mutuo. Il beneficio in questo caso copre le spese fino ad un massimo di 1.800 euro annui.
Ma per comprendere meglio come è composto il beneficio e quale sarebbe il sostegno al reddito che andrà alle famiglie, vorrei portare in quest'Aula alcuni esempi. Una famiglia composta da due adulti ed un figlio minore percepirà un beneficio comprensivo di rimborso per le spese di affitto pari a 1.080 euro. Una famiglia con due adulti e tre minori percepirà un beneficio comprensivo di rimborso per le spese di affitto pari a 1.280 euro. Una famiglia composta da due adulti e quattro figli minori percepirà un beneficio comprensivo di rimborso per le spese di affitto pari a 1.330 euro. Il reddito di cittadinanza però non è solo un sostegno al reddito, ma, come dicevamo prima, è una misura proattiva collegata all'inserimento nel contesto sociale e lavorativo. È previsto infatti un sistema di condizionalità collegato al godimento del beneficio che si estrinseca nel patto per il lavoro e nel patto per l'inclusione sociale. Tali condizioni contengono la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, l'adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale, che comprendono, accanto a percorsi specifici formativi e di ricerca attiva del lavoro, anche attività di servizio per la comunità, riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inclusione sociale e all'inserimento nel mercato del lavoro. Al rispetto delle suddette condizioni sono tenuti tutti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e non frequentanti un regolare percorso di studi o di formazione. L'elemento di novità, inoltre, è che da tali obblighi possono essere esonerati i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza nel nucleo familiare di soggetti minori di 3 anni, ovvero con disabilità grave e non autosufficiente. A questo proposito vorrei anche spiegare all'Aula il motivo per il quale non sono stati accolti alcuni emendamenti che collegavano il carico di cura a un comma della legge di stabilità del 2017 che riguardava il caregiver, ma dato che il caregiver non è ancora normato e che in questo momento in commissione lavoro vi è del Senato è stato costituito un comitato ristretto che si occuperà di fare un testo che riguarda proprio il caregiver, ho ritenuto opportuno da relatrice riservare la norma appunto a questo comitato ristretto e a quello che poi la commissione lavoro vorrà mettere in atto sul caregiver. Riguardo alla nozione di offerta di lavoro congrua, si fa rinvio ai criteri posti dal decreto ministeriale 10 aprile 2018 relativamente alla coerenza dell'offerta con i profili professionali, alla tipologia contrattuale e alle misure di retribuzione che in verità sono state in parte modificate in quanto il decreto ministeriale sull'offerta di lavoro congrua faceva riferimento al 20% in più rispetto alla ultima NASPI percepita dal beneficiario. Essendo però in questo caso il beneficiario di reddito di cittadinanza non un beneficiario di NASPI e cambiando la normativa, abbiamo ritenuto opportuno accogliere appunto un emendamento in tal senso che appunto riguarda la retribuzione congrua. Nello specifico, la distanza dell'offerta di lavoro dal luogo di residenza invece è incrementata fino a comprendere l'intero territorio nazionale al crescere della durata del godimento del reddito di cittadinanza e in relazione al numero di offerte rifiutate. Inoltre, io Presidente, possiamo un po' limitare il brusio perché se no devo alzare la voce. Grazie. Inoltre, ai fini della valutazione della congruità
della distanza rileva anche la circostanza che nel nucleo familiare siano presenti o meno componenti con disabilità. E anche in questo caso, come dicevo all'inizio, sono state apportate delle modifiche di maggior favore per le famiglie che all'interno hanno componenti appunto con disabilità. Come incentivo all'immediata occupabilità del beneficio si prevede che qualora sia accettata un'offerta relativa ad un luogo di lavoro situato ad oltre 250 km di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il reddito di cittadinanza a titolo di compensazione delle spese di trasferimento sostenute per i successivi 3 mesi dall'inizio del nuovo impiego, elevati a 12 mesi nel caso in cui siano presenti nel nucleo familiare componenti di minore età, ovvero componenti con disabilità. Per quanto concerne la richiesta, il riconoscimento e l'erogazione del beneficio, quest'ultimo può essere chiesto presso gli uffici delle Poste Italiane o mediante un canale telematico o presso un centro di assistenza fiscale. Il riconoscimento da parte dell'INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda del medesimo all'INPS. Il beneficio viene attribuito mediante una carta, la quale consente, oltre che il soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, di effettuare prelievi in contante entro un limite mensile pari a 100 euro per singolo individuo, che invece viene moltiplicato per la suddetta scala di equivalenza per i nuclei con più di un componente, nonché di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell'intermediario che ha concesso il mutuo. È altresì previsto che ai beneficiari del reddito si applichino le agevolazioni relative alle tariffe elettriche, alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate. Il reddito di cittadinanza costituisce, tra l'altro, un importante investimento nell'interoperabilità delle banche dati, nei centri per l'impiego e nelle politiche attive del lavoro. L'articolo 6 infatti si occupa infatti dell'operabilità delle banche dati, cioè della creazione di un sistema informativo unico in grado di collegare tutte le informazioni inerenti al lavoro e al lavoratore e un sistema nazionale per l'incrocio di domande e offerte di lavoro che sia punto di riferimento per cittadini, imprese e operatori del settore. Nello specifico, per quanto concerne l'attivazione e la gestione del patto per il lavoro e del patto per l'inclusione sociale, è prevista l'istituzione di 2 apposite piattaforme digitali dedicate al reddito, il sistema informativo unitario per le politiche del lavoro, per il coordinamento dei centri per l'impiego e il sistema informativo unitario dei servizi sociali per il coordinamento dei comuni. Le suddette piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia per le amministrazioni centrali e servizi territoriali, sia nell'ambito dei servizi territoriali tra i centri per l'impiego e i servizi sociali. Altre disposizioni riguardano le modalità operative delle citate piattaforme che costituiranno il portale delle comunicazioni dai centri per l'impiego, dai soggetti accreditati e dai comuni all'ANPAL, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'INPS. Centrali nell'impianto del provvedimento risultano l'apparato sanzionatorio e il sistema di incentivi dedicati alle imprese, enti di formazione accreditati e beneficiari di reddito di cittadinanza che intraprendono percorsi di autoimprenditorialità. Per quanto concerne le sanzioni, vengono stabilite cause di revoca o decadenza dal reddito di cittadinanza, ovvero di riduzione del medesimo, ed alcune esenzioni penali in materia,
oltre a prevedere specifici obblighi di comunicazione e di controllo da parte delle pubbliche amministrazioni. Sono previsti inoltre incentivi in favore dei datori di lavoro privati che assumano a tempo pieno e determinato soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, degli enti di formazione accreditati qualora essi concorrano all'assunzione dei suddetti beneficiari, dei beneficiari medesimi che avviino un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del reddito di cittadinanza. L'incentivo per il datore di lavoro consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore fino ad un massimo di 780 euro mensili per un periodo non inferiore a 5 mensilità e pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto. Tuttavia, qualora l'assunzione concerna un soggetto che stia godendo di un rinnovo del reddito di cittadinanza, l'esonero è attribuito nella misura fissa di 5 mensilità. Se l'assunzione è conseguente a un percorso formativo svolto a cura di un ente accreditato, la misura dell'incentivo è ridotta della metà e la restante metà è attribuita all'ente di formazione nella misura di massima di 390 euro. L'incentivo goduto dal datore di lavoro è revocato nel caso di licenziamento, qua c'è la modifica, entro i 36 mesi del suddetto beneficiario assunto. L'incentivo in favore dei titolari di reddito di cittadinanza per le iniziative summenzionate è costituito da un beneficio ulteriore in un'unica soluzione pari a 6 mensilità del reddito nei limiti di 780 euro mensili. Le medesime agevolazioni sono riconosciute nel rispetto della disciplina europea cosiddetta de minimis e sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle introdotte con la legge di bilancio per il 2019 relative ad alcune assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno. Qualora il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza di quest'ultima disposizione, gli incentivi in esame sono fruiti sotto forma di credito d'imposta. Il reddito di cittadinanza costituisce quindi un ponte tra cittadini e imprese che punta sulla formazione continua mirata alla creazione di competenze in linea con le professionalità richieste dall'evoluzione del mercato del lavoro. Formazione continua che costituisce il cuore del percorso per il reinserimento lavorativo dei cittadini. Ho quasi finito. E che garantisce l'acquisizione di nuove competenze indispensabili a consentire la transizione da un impiego ad un altro in un mercato appunto in costante evoluzione. Circostanza che permette alle imprese di affrontare la rivoluzione tecnologica in atto potendo disporre di personale qualificato. Chiudono il capo sul reddito di cittadinanza le previsioni relative ad assegno di ricollocazione e altro. L'attuazione, concludo, del reddito di cittadinanza si stima abbia un impatto notevole sull'intera economia nazionale. La sua erogazione fornisce un forte incentivo per la componente della platea dei beneficiari potenziali che si trova nella condizione di inattività a tornare attivamente alla ricerca di lavoro. Oltre all'impatto macroeconomico generato dai consumi innescati dal reddito di cittadinanza, anche gli incentivi alle imprese aumentano la probabilità di riassorbimento dei beneficiari all'interno della forza lavoro, creando un aumento della domanda interna superiore agli anni precedenti. Proprio per questo il reddito di cittadinanza si configura come uno strumento volto a perseguire una crescita non inflazionistica grazie alla possibilità di reintrodurre lavoratori scoraggiati
all'interno della forza lavoro che si manifesta contemporaneamente allo stimolo per la domanda di breve periodo. In quest'ottica il potenziamento dei centri per l'impiego costituisce una vera e propria riforma strutturale. Esperienze di politiche attive praticate nei paesi dell'Unione Europea come la Germania mostrano come l'attivazione permanente di categorie di lavoratori precedentemente estranei alla ricerca attiva di lavoro abbia effetti sul tasso di partecipazione tali da rendere le politiche di inclusione attiva non soltanto come stimoli positivi della domanda di breve periodo, ma anche da produrre effetti sulla crescita potenziale. In conclusione, con tale provvedimento gettiamo le basi per un nuovo Stato sociale, realizzando un nuovo statuto delle garanzie, non solo del lavoro, ma del concetto stesso di essere cittadini, un concetto idoneo a ridisegnare il diritto all'esistenza e a garantire una prima autodeterminazione dei cittadini. Concludo e poi cedo la parola alla relatrice senatrice Nisini per la restante parte, ringraziando alcuni dei parlamentari che sono stati nella scorsa legislatura con me in questo percorso, tutti i parlamentari del mondo del Movimento 5 Stelle, Daniele Pesco che ha contribuito insieme a me al reddito di cittadinanza, Alberto Airola che lo portò per la prima volta all'esame in commissione. Ringrazio tutti, ringrazio il ministro, ringrazio i sottosegretari e ringrazio tutti coloro che hanno svolto, i parlamentari anche di opposizione e di maggioranza, lo ripeto, che hanno svolto questo importante lavoro in commissione. Ringrazio chiaramente gli uffici che hanno svolto un lavoro molto importante, in quanto il provvedimento è un provvedimento che riguarda tantissimi articoli, quindi grazie a tutti e do la parola alla senatrice Nisini. Prego, senatrice. Grazie, senatrice Catalfo.